E la mia bocca proclami la tua lode. Nella festa di Santa Maria Maddalena, lodiamo il Signore nostro Dio. Nella festa di Santa Maria Maddalena, lodiamo il Signore nostro Dio. Venite, applaudiamo il Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Poiché grande è Dio il Signore, grande è il Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, suo è il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Venite, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella festa di Santa Maria Maddalena, lodiamo il Signore nostro Dio. Tutti insieme. La carità divina congiunge Santa Maria Maddalena all'eterno convito nel regno dei beati. La fiamma dello Spirito ha impresso nel suo cuore il sigillo indelebile dell'amore di Dio. O sorella dei poveri, intercedi per noi, sostieni i nostri passi nella via della pace. Tu guidaci alla vetta della santa montagna, dove i miti possiedono il regno del Signore. Sia lode al Padre e al Figlio, si onora al Santo Spirito, al Dio trino ed unico, nei secoli sia gloria. Amen. Prendiamo il Salmo, che nella Bibbia è il Salmo 19, dal versetto 2 al versetto 7. Come sempre lo introduciamo per pregarlo con maggiore consapevolezza. Questa prima parte del Salmo 19 è un inno che il salmista eleva al Creatore, dopo aver ascoltato le voci misteriose ed eloquenti dei cieli che annunciano la gloria di Dio. San Paolo ci ricorda che per mezzo di Cristo sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili. Cioè a dire, Cristo è il culmine della creazione, è l'autore stesso della creazione. Lui come uomo ovviamente, no? È la perfezione della creazione. Come Dio è colui che assieme al Padre, lo Spirito Santo, ha creato ogni cosa che c'è nel mondo. La Chiesa è il nuovo firmamento, ove mediante gli apostoli e nel susseguirsi delle generazioni corre l'annuncio della gloria di Dio. Cioè a dire la Chiesa siamo noi. Quindi attraverso la nostra vita, attraverso il nostro esempio, attraverso la nostra testimonianza diamo gloria a Dio. Che significa dare gloria a Dio? Dio la gloria ce l'ha, noi non possiamo dargliene in più. Significa fare vedere agli altri come opera il Signore attraverso di noi. Quindi il fatto di essere credibile è fondamentale perché gli altri possono vedere in noi il riflesso della bontà di Dio, della sua misericordia, della sua tenerezza, del suo perdono, del suo essere vicino agli uomini. Consolate la vicenda, dice San Paolo, con la stessa consolazione con cui siete stati consolati voi stessi da Dio. Quindi se io da Dio ricevo un dono, una consolazione, devo trafficarlo, deve essere per gli altri quello che Dio è stato per me.
Quindi a livello personale questo salmo cosa ci suggerisce? Che noi, fatti voce di ogni creatura, dobbiamo essere nel firmamento di Dio tante stelle che narrano la gloria del Signore e che annunciano a tutti l'opera delle mani divine. Che mandiva? Sulla sua bocca. Sulla sua bocca discorsi di saggezza, sulle sue labbra parole di bondà. Il salmo. I cieli narrano la gloria di Dio. L'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Là pose una tenda per il sole, che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come un prode che percorre la via. Sorge da un estremo del cielo e la sua orbita raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore. La legge gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sulla sua bocca discorsi di saggezza, sulle sue labbra parole di bontà. Dio, la prima rivelazione di Dio avviene nella sua stessa creazione. Questo ci sto dicendo il salmista. Se noi ci soffermiamo a guardare il creato, già in qualche modo in tutto ciò che è creato vediamo un riflesso di Dio. È una rivelazione primordiale, asilare, no? Che poi avrà il suo culmine in Cristo Gesù. In tanti modi, dice la parola di Dio, è stato rivelato a Dio, ma negli ultimi giorni, in questi tempi, Dio ha parlato a noi attraverso il Figlio. Ed è Lui che ci ha dato la rivelazione piena e completa di chi veramente è questo Dio. Ce l'ha presentato come un padre buono, un padre misericordioso, un padre che perdona, che non tiene conto delle offese ricevute, se c'è un concreto e sincero pentimento. E quindi noi, guardando a Cristo, morto e risorto per noi, possiamo capire chi è veramente Dio. Ed è colui che per noi non ha avuto nessun tentennamento a sacrificare questo unico figlio, Gesù Cristo, no? Questo vero figlio nella natura. E noi, grazie a Lui, possiamo andare per partecipazione, per grazia. E questo dobbiamo ricordarcelo spesso, per comportarci come Lui si è comportato, per avere verso il Padre la stessa devozione. Dicevamo in questi giorni, perché è stato presente, che ho citato spesso questa frase di Don Diego La Bell'Arte: il Signore va trattato da Signore. Molto spesso noi, con il fatto che prendiamo convenienza che Gesù è un amico, perché Gesù è un fratello, perché è conveniente, eccetera, però poi lo trattiamo un po' come umano. Allora, è giusto avere questi sentimenti, come dire, di amicizia, di affetto, questo Signore umano, ovviamente, però dobbiamo ricordarci anche che il Signore è il Signore ed è il volto di Dio per noi e quindi va trattato da Signore. E quindi ricordiamoci, perché possiamo vivere pienamente in comunione con il vero Dio attraverso Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Secondo antifono. Beata la donna che confida nel Signore, dal suo cuore un inno al nostro Dio. Introduciamo anche quest'altro salmo, sono in due parti, è diviso, la leggiamo in due parti. La prima parte di questo salmo, noi parliamo dal versetto 2 al versetto 10, la prima parte è dedicata alle nozze regali. Il salmista celebra la bellezza del re ed esalta la sua forza ed esorta a lottare per la verità. Abbiamo detto in questi giorni che il patto che Dio fa con il suo popolo è un patto nuziale. E tutto quello che avviene a Davide e al popolo di Israele è un po' la figura di quella che è la realtà, di quello che poi il Signore vuole realizzare con il suo popolo prima, con il suo nuovo popolo dopo, cioè con noi che siamo stati, diciamo, inseriti in Cristo e quindi diventati anche noi popolo, il nuovo popolo di Dio. Il re
l'unto di Dio preannuncia Cristo. Quindi quando noi leggiamo questi giorni, Davide è figura di Cristo, no? Questa unzione, questa consacrazione per una specifica missione. In fondo Cristo, Messia significa questo, significa unto dal Padre per una specifica missione. La missione è quella della salvezza. Questo è l'unto di Dio, preannuncia Cristo. Lo stesso Giovanni il Battista lo presenta come sposo ed attribuisce a sé solo le caratteristiche dell'amico dello sposo. È Cristo lo sposo della Chiesa, no? Lui dice: io non sono Cristo, io sono la voce, io sono l'amico dello sposo, ma il vero sposo è Gesù Cristo. E il 3 rappresenta la figura di questo sposo che va alle nozze, no? Con il suo Signore. Andiamo a noi, nel tempo della Chiesa. La Chiesa gioisce di essere sposa di colui che è il più bello tra i figli dell'uomo, il vincitore di tutti i nemici, il giudice giusto. A livello personale, questo salmo deve ricordarci la dignità alla quale siamo stati chiamati quando Dio ci ha creati e soprattutto quando ci ha rigenerati con i sacramenti del battesimo e della riconciliazione. Quindi ricordiamoci la nostra dignità. Il Magistero della Chiesa di Cristiano ricorda ciò che sei. Creati da Dio, ricreati da Dio in Gesù Cristo. Ciò è stato a morte, ovviamente, lo suo spargimento di sangue, quel sangue, come dice spesso Padre Gian Musso, ci purifica e ci lava da ogni peccato. Questo sangue, questo corpo di Gesù, poi noi lo troviamo nell'Eucaristia in modo particolare, che diciamo in questi giorni è la fonte e il culmine della vita cristiana, è l'apice dei sacramenti, tutti i sacramenti tendono all'Eucaristia. E quindi, come dire, ad esempio, partecipare alla Santa Messa senza partecipare alla comunione, oppure partecipare alla Santa Messa senza partecipare al banchetto della parola di Dio, non ha senso, cioè è una cosa incompleta. La Messa è stata strutturata in un certo modo perché noi dobbiamo attingere due banchetti che ci mettono veramente in comunione con il Signore: la sua parola, il suo corpo e il suo sangue. Liete parole mi sgorgano dal cuore. Io proclamo al Re il mio poema. La mia lingua è come stilo di scriba veloce. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia, perciò Dio ti ha benedetto per sempre. O prode, cingiti al fianco la spada, tua gloria è tuo vanto, e avanza trionfante. Cavalca per la causa della verità, della mitezza e della giustizia. La tua destra ti mostri prodigi, le tue frecce sono acute, sotto di te cadono i popoli, colpiscono al cuore i nemici del Re. Il tuo trono, o Dio, dura per sempre, scettro di rettitudine è il tuo scettro regale. Ami la giustizia e la malvagità detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato onore e lievizia a preferenza dei tuoi compagni. Parole e grazia profumano tutte le tue vesti, da palazzi d'avorio tiranegri il suono di strumenti a corda. Figlie di Re fra le tue predilette, alla tua destra sta la regina in ori di Ofir. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beata la donna che confida nel Signore, dal suo cuore un inno al nostro Dio. Liete parole mi sgorgano dal cuore, io proclamo al Re il mio poema, la mia lingua è stile di scriba veloce. Quindi il salmista si mette al cospetto di Dio e dal suo cuore sgorgano queste liete parole, perché lui si sta rivolgendo al Messia, no? All'unto del Signore, il Re, figura ovviamente di Gesù Cristo stesso. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia, perciò Dio ti ha benedetto per sempre. E allora, se questo è, possiamo applicarlo a Gesù Cristo, come è giusto applicarlo a Gesù Cristo, perché noi sappiamo che ogni pagina della Sacra Scrittura in qualche modo ci parla di Gesù in modo esplicito e rivelato, perché non applicarlo anche a noi, seguaci di Cristo, noi discepoli del Signore, e quindi possiamo applicarlo anche
Maria Maddalena, che, come dire, ha saputo cogliere il nocciolo del suo essere seguace di Cristo. Anche lei possiamo proclamarla la più bella tra i figli dell'uomo, sulle sue labbra è diffusa la grazia ed è stata benedetta da Dio. Ricordiamoci che Maria Maddalena è stata la prima che ha annunziato la resurrezione del Signore. Il Signore ha dato a lei questo grande privilegio di incontrarlo per prima e allo stesso tempo di essere messaggera della sua risurrezione a cospetto dei suoi stessi apostoli. È stata definita apostola degli apostoli perché è stata la messaggera che ha portato l'annuncio della risurrezione. Ora passiamo al versetto 11 fino al versetto 18 e un po'. Con gioia ed esultanza entrano nella casa di Dio. Questa seconda parte del Salmo 45 nella Bibbia esalta la regina e la sposa. Quindi nella prima parte era riferita alle nozze regali, no? Alle nozze del re con la sua sposa, il popolo di Israele, la Chiesa. La seconda parte invece esalta proprio la regina e la sposa. Il salmista la esorta a dimenticare la sua patria e la sua famiglia per dedicarsi solo alla sua sposa. C'è un cambiamento di prospettiva. Quando il Signore chiama a fare comunione con Lui, alleanza con Lui, cambia la prospettiva, bisogna dimenticarsi della vita che era prima, perché il Signore ti dà un nome nuovo e una vita nuova, una vita rinnovata dal suo stesso Spirito. Ecco perché non possiamo rimanere attaccati, radicati alle vecchie abitudini che avevamo prima. Bisogna scrollarsi di dosso tutta quella mentalità umana, carnale del mondo che in qualche modo ci ha convertito per tanto tempo, per poco tempo dipende quando è venuta la nostra conversione e la nostra chiamata. Certo, noi, come dire, siamo battezzati da piccoli, la nostra tradizione è questa, no? Quindi quella occidentale, da piccoli noi abbiamo la consapevolezza di quello che si conta, però durante la nostra vita tante volte ci viene chiesto di rinnovare il nostro connesso battesimale. Tant'è vero che quando noi facciamo il sacramento della confermazione, la crismazione, è proprio un, come dire, un riprendere ciò che abbiamo ricevuto dal battesimo, che già l'abbiamo ricevuto, il Signore, no? Già le abbiamo, riprenderle e, come dire, renderci consapevoli, coscienti per vivere pienamente la vita cristiana. Se prima qualcuno si è impegnato per noi, con la crismazione siamo noi, in prima persona del Signore, manda me. Io voglio essere il tuo discepolo, voglio essere il tuo apostolo. Quindi la consapevolezza è questa. E per fare questo, piano piano, io mi rendo conto che devo rinnegare la vita che apparteneva a me, il mio modo di fare, il mio modo di comportarmi, le mie amicizie, gli ambienti che frequentavo, per cercare di rinnovarmi giorno dopo giorno. E ricordiamoci che questo cammino di conversione, di questo si tratta, non è che finisce, è una volta e per sempre, dura tutta la vita. Molto spesso, purtroppo, se siamo sinceri con noi stessi, con il Signore, ci ritroviamo, come dire, a ritornare nei pantani in cui eravamo abituati. Ci capita, purtroppo è così, la nostra fragilità ci porta a tornare indietro. C'è una passatore di Dio che è molto tosto quando dici la ragona a chi ritorna indietro nelle servitù, nelle che ritorna al vomito del cane. Il vomito del cane, quindi andassi a ritornare lì peggiore della prima. E quindi bisogna fare sempre essere vigilanti e provare sempre a questo stimolo alla rinnovamento e alla conversione. Il Figlio di Dio nell'incarnazione celebra le sue nozze con l'umanità, rendendola partecipe della sua grazia e delle benedizioni che il Padre ha riversato su lui. È magnifico questo, è meraviglioso. Cioè il Signore ci rende partecipi della sua grazia e delle benedizioni che il Padre ha riversato su di lui. Lui tutto questo l'ha ricevuto per natura, perché è Dio, anche lui è Dio. Noi per grazia, per dono, non è che ci è dovuto, ma il Signore ci fa questo grande regalo. Ricordiamoci, soprattutto la domenica, quando veniamo a messa, ricordiamoci di questo, che la domenica, l'Eucaristia che noi celebriamo è il rendimento di grazie, rendere grazie al Signore per tutto quello che ha fatto, proprio anche questo, cioè la grazia che ci dona e queste benedizioni che sono sue e che lui le riversa su di noi. Rendimento di grazie.
Per questo la sua partecipazione all'Eucaristia dovrebbe essere sempre fervorosa, attiva, non apatica, non abitudinaria. Dovremmo, come dire, in ogni Eucaristia rinnovare il nostro spirito per la gratitudine che dobbiamo al Signore per tutto quello che ha compiuto nella nostra povera vita. Questo Salmo 45 è un meraviglioso annuncio della Chiesa, presentata come sposa di Cristo, adorna dello splendore della grazia ed arricchita di tutti i doni dei sacramenti. È così. La stessa Chiesa, dice il Concilio Vaticano II, al Lumen Gentium, è sacramento di salvezza. Perché? Che attraverso i sacramenti che il Signore ha donato alla Chiesa, dato in consegna, ci rinnova tutti e diventa, come dire, quel veicolo, quel mezzo per purificarci e presentarci al Signore come spose meritevoli. Anche noi, a livello personale, partecipiamo all'unione della Chiesa con il Signore. Noi siamo membri della Chiesa. Lo afferma chiaramente San Paolo quando dice: vi ho promessi a un unico sposo, la seconda lettera ai Corinzi, per presentarvi quale vergine casta a Cristo. Quindi questa è un po' la nostra situazione reale agli occhi di Dio e questa è anche un po' la nostra responsabilità agli occhi di Dio e agli occhi del mondo. Versetto 11. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Il re è invaghito della tua bellezza, è in lui il tuo Signore. Rendigli omaggio. Gli abitanti di Tiro portano doni, i più ricchi del popolo cercano il tuo favore. Entra la figlia del re, è tutta splendore, è tessuta d'oro e il suo vestito. È condotta al re in broccati preziosi, dietro a lei le vergini, sue compagne, a te sono presentate. Condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. Ai padri succederanno i tuoi figli, tu farai principi di tutta la terra. Il tuo nome voglio far ricordare per tutte le generazioni, così i popoli ti loderanno in eterno per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Con gioia ed esultanza entrano nella casa di Dio. Voglio sottolineare questo versetto per poi tornare un po' sopra. Dice così: il tuo nome voglio far ricordare per tutte le generazioni, così i popoli ti loderanno in eterno per sempre. Ma in effetti, qual è il senso della santità? Qual è il compito che il Signore affida ai santi? Qual è la missione che aveva e che hanno tutti i santi di ogni tempo, Maria Maddalena e tutti gli altri? È proprio questo. Sicuramente Maria Maddalena, pregando questi salmi, l'avrà fatto suo questo versetto, soprattutto quando ha visto il Signore risorto, che prima era un po' traballante, no? La sua fede era ancora vacillante, come capita a tutti noi in certi momenti quando ci smarriamo. E dice questo, proprio la consapevolezza della sua missione. Qual è la missione di ogni santo? E quindi noi, che siamo chiamati alla povertà, siamo i santi, in quanto appartenendo al santo dei santi. Questa è la missione. Il tuo nome voglio far ricordare per tutte le generazioni. Quindi la consapevolezza che la missione che il Signore mi affida con la mia testimonianza da dare agli altri è per tutte le generazioni, cioè essere ricordati per tutto quello che tu hai saputo dimostrare con la tua vita, che deve essere aderente perfettamente, o quantomeno più perfettamente possibile, a quella che è la vita stessa del Signore Gesù. Qual è la motivazione? Così i popoli ti loderanno in eterno e per sempre. Cioè dire, quello che io faccio, lo faccio per gli altri. Io do la mia testimonianza. Certo, è un beneficio anche per me stesso, no? Perché mi mette sempre più in comunione perfetta con il Signore, per quanto è possibile la perfezione nella nostra condizione umana. Ma è anche una missione che ho verso gli altri, cioè pensare agli altri, edificare gli altri, così i popoli ti daranno in eterno. Cioè quello che dimostrerò con la mia vita di santità, fatta di sacrifici, offerte al Signore, di benevolenza, di misericordia, di perdono, di non tenere conto del male ricevuto, di ricambiare il male con il bene, che è difficile umanamente parlare. Quando tu ricevi il male, ti verrebbe di mandare a quel paese la persona che ti fa del male. Però il Signore ti dice no. Tu devi comportarti come si comporta il Signore
Padre nostro ce lo dice: perdona i nostri debiti come noi li perdoniamo ai nostri debitori. E allora questo invito che fa la parola di Dio, il salmista, in questo caso questo salmo, quella famosa, quel famoso primo comandamento: ascolta figlia, ascolta, cioè ascoltare, essere pronti a mettere sempre in ascolto del Signore, della sua parola. Ascolta figlia, guarda, cioè avere occhi, gli occhi del cuore, gli occhi della fede, per guardare oltre l'umanità, oltre. Io se mi fermo all'umano, ovviamente abbiamo simpatie, antipatie, questo mi va, questo non mi va, questo. Oltre, con gli occhi del cuore, con gli occhi della fede, porgi l'orecchio e dimentica tutto quello che eri, perché il Signore ti dà una vita nuova, ti riveste di grazia, e ricordati che è Lui il tuo Signore, c'è un versetto 12, e rendigli omaggio. Ma come? Con la tua vita. Con la tua vita spesa e offerta per il Signore a beneficio dei fratelli. Perché la nostra fede non è indinismo sterile. Io non che credo al Signore per lasciarmi consolare da Lui, punto e basta, mi metto davanti a Lui, mi prostro, soffro, Signore, 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 poi fuori, non esiste, non è così. Io devo avere sempre a mente il bene degli altri. Così ha fatto Gesù. Gesù aveva un rapporto bellissimo con suo papà. Quante volte si è recato in solitudine sui monti a pregare, quante volte si è incontrato con Lui nei momenti più difficili. Ma quell'incontro non era per, come dire, gratificarsi, ma era per rilanciarsi nella missione che aveva affidato al Padre. Quindi ritornare poi con più forza, con più entusiasmo, con più coraggio, perché Gesù ha avuto anche paura, a compiere quello che era il progetto del Padre. Il mio cuore medita sempre la tua parola. Signore, mia roccia e mio redentore. Come lettura c'è dal libro dei Proverbi, se dobbiamo... No, Romani, quella dei Santi. Allora io vi propongo questa, prendete lettere dei Romani, il capitolo 12 fino al versetto 21, dall'1 al 21. Quindi Pasquale, dall'1 al 21, sì. Ecco, abbiamo delle alternative. Io ho dato un lettore, mi pare che sia più compacente alla testimonianza che ha dato Santa Maria Maddalena. Dai santi, dalle sante. Si prendono i testi più adatti tra quelli riportati dopo nel comune dei santi. Ah. E quindi noi prendiamo oggi Lettere ai Romani, capitolo 12, dal versetto 1 al tutto il capitolo praticamente. Che non è così lungo. E qui cosa si parla? Si parla del culto spirituale, dell'umiltà, sì. Ciao! Hai fatto la comunione tu? Sì. Capitolo 12. Qualcuno deve fare la comunione prima che continuiamo? Sì. Tente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia colpa, e supplico la grazia sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Portarlo con l'invito di Cristo del nostro cibo, si percepe che magari della tua Pasqua, l'anima nostra è colmata di grazia, e da per te, per la gloria di Dio. Ci benedica e ci custodisca, il Signore onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ricordiamoci che questa lettera San Paolo la scrive
quando sta per andare a Roma in prigione, prigionia di Roma che è un po' particolare, ma è sempre una prigionia. E quindi lui scrive questa lettera per preparare la comunità a riceverlo. Ed è, sviluppa una importante teologia del pensiero di San Paolo. Quindi vediamo un po' quello che si suggerisce oggi in questo dodicesimo capitolo che noi stiamo meditando per la festa di Santa Maria Maddalena. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Quindi non si tratta più, dice San Paolo, di varie offerte di beni, di cose che ci appartengono, che a volte, vedete, quando uno è nell'abbondanza, togliersi qualcosa per darlo, soprattutto il superfluo, non è che ci costa tanto. Ma si tratta di un culto, arrivederci, di un culto spirituale, di un sacrificio vivente. Noi stessi diventiamo offerta per il Signore, ci mettiamo nelle sue mani. Ciò significa, come ha fatto il Signore, che compiamo la sua volontà, qualunque questa sia. A volte può essere una volontà che ci gratifica, a volte no. A volte è una volontà che ci piace percorrere queste vie, a volte no. Però se è volontà di Dio, io la percorro, perché so che è per il mio bene, per la mia santità. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. E questo vale per la Santa Maria Maddalena, vale per ciascuno di noi. Attenzione a non conformarci alla mentalità del mondo, ma lasciamoci trasformare dalla grazia. Dobbiamo rinnovare noi stessi. Qua parla di rinnovare il nostro modo di pensare, è la conversione. La conversione alla fine è questo, è cambiare il modo di pensare, la mentalità. Da questo cambiamento di mentalità ne consegue poi l'atteggiamento concreto. Dal greco conversione significa questa inversione a U, andare in una direzione, faccio inversione a U e vado nella direzione opposta. Umanamente ovviamente ci è più congeniale seguire la mentalità del mondo, perché siamo nel mondo. Ma Gesù ci ha detto, quando ha pregato il Padre, rivolgendosi al Padre, loro sono nel mondo, ma non sono del mondo. E questo noi dobbiamo chiedere al Signore come grazia, avere questa coscienza, questa consapevolezza, per rigettare tutto ciò che il mondo ci propina, ma che non ci fa crescere l'amicizia di Dio. Alla fine cresciamo con la mentalità del mondo. Sì, cioè, non è ognuno, non è cresciuto. È cresciuto, quindi bisogna lasciare la mentalità e cercare ciò che è buono, che è gradito a Dio, che è perfetto agli occhi suoi, cioè perfetto nel senso che ci può sforzarci di fare questo. Sì, cioè, quanto minimo il desiderio di voler cambiare e impegnarsi per farlo. Quando dice, mi pare che Giacomo, dice, non vi siete ancora sforzati, impegnati fino al sangue, cioè significa un grande sacrificio, che a volte costa, voglio dire, per denegare certi vizi, certe abitudini, non è facile. E allora, per la grazia che mi è stata data, io dico a ciascuno di voi, non valutatemi più di quanto conviene, ma valutatemi in modo saggio e giusto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio ha dato. Cosa sta dicendo Paolo? Che dobbiamo sempre piangerci addosso? No, io non valgo niente, e no, non è giusto che io faccia alcune cose in alcuni ministeri della Chiesa perché io non sono degno. Non è questo che dice Paolo, lo capiamo meglio da quello che segue. È un'azione diabolica questa, distogliersi dall'impegno. E allora? Poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte, siamo membra gli uni degli altri. Ecco, quindi una prima riflessione, ricordiamoci che facciamo parte di un corpo mistico e questo corpo è formato da tante membra con ruoli diversi, ma tutti serviamo all'armonia di questo corpo. Quindi abbiamo, versetto 6, abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della profezia, la eserciti secondo ciò che è detta la fede. Chi ha un ministero, attenta al ministero. Chi insegna, si dedichi all'insegnamento. Chi esorta, si dedichi all'esortazione.
Chi dona lo faccia con semplicità. Chi presiede, possiede con, presieda con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le compia con gioia. Quindi Paolo sta dicendo, è inutile che vi stimate più di quello che siete, di quello a cui siete chiamati. La verità è questa, capire qual è il proprio posto, il posto che il Signore ci assegna in questo mondo e nella Chiesa, nella comunità. E allora è un lavoro di ricerca, di ascolto, di discernimento, che magari noi a volte siamo portati a compiere quei ministeri, quei servizi che ci gratificano di più. Facciamo un esempio che non posso permettere con Vincenzo, perché è amico mio. Ama la musica. Io il servizio che faccio in Chiesa è suonare l'organo e cantare, mi piace e lo faccio. Se però poi, sempre un esempio che facciamo perché mi permetto, giusto, non posso farlo che ho meno competenza. Se poi dice, senti, qua c'è oggi da lavare per terra, purtroppo si è sporcato e c'è da fare. Io ho assunto già il compito dell'organista e non posso. È un esempio stupido, banale, per dire dobbiamo capire a cosa ci chiama il Signore. E a volte, anche se è difficile, forse rinunciare a ciò che più ci piace, per fare ciò che più è utile. Ed è così. E il Signore, quando fa questa scelta, anche se umanamente è poco gratificante, ti ricompensa in frutti di grazia, di bontà, ti fa camminare, ti fa crescere e si va avanti. Quindi è questo, è trovare il proprio posto col discernimento, aiutati ovviamente da una guida spirituale che ti consiglierà per il bene. Perché dice Paolo, io non parlo di capriccio, ma per grazia ricevuta. Quindi chi ha in questo compito di guidare le anime lo ha perché il Signore glielo dà e quindi lo accetterà con le grazie giuste per guidarci. La carità non sia ipocrita, detestate il male, attaccatevi al bene, amatevi gli uni e gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Se facessimo questo nelle nostre comunità, avremmo delle comunità veramente sane. Gareggiare nello stimarsi a vicenda. Io stimo Francesco. Francesco stima me, stimo Vincenzo, Vincenzo stima me, stima Alessio. Cioè, stimarsi l'un l'altro meritevole dell'amicizia, dell'affetto l'uno dell'altro, non delle critiche che dividono, lacerano le offese, i mugugni. Sono cose che straziano il corpo del Signore. E Papa Francesco dice sempre, sono peccati gravissimi. Noi spesso ci fissiamo sul stesso comandamento, che è giusto osservarlo. Ma noi teniamo conto di tanti altri comandamenti che spezzano la comunione, spezzano l'unità, che deturpano il corpo mistico del Signore, che è la Chiesa. E questo non è corretto, quindi bisogna seguire questa indicazione. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Tutto quello che si fa per servire il Signore, non per se stessi, o per il sacerdote che dice fare una cosa e lo faccio così lui è contento. No, io lo faccio per il Signore. Che poi il sacerdote sia contento mi fa piacere, che vuol dire che è opera di Dio, giusto? Ma invece io voglio anche precisare una cosa, si fa per il Signore, ma ogni giorno noi ci stiamo, parlo per me perché non voglio concorrentare nel particolare. Se io non avessi avuto questo contatto, questa vigilanza con il Signore, e qui io ho promesso al Signore una parte del mio tempo, che io ripeto, dalle 7:30 fino alle 8:30, io questo impegno io l'ho preso con il Signore, certo. Non perché vengo qua, certo, per me Padre Giannuzzo è una grazia a tutti gli altri che magari siamo qui, sì. Ma non è che io vengo per questo, mi sembra, cioè l'impegno che io ho preso con il Signore non è controllabile, non è che qualcuno ti dice devi butterare per entrare, esatto. Non è a che ora entri, a che ora esci, non c'è questo impegno, ma se non si prende coscienza di questo, secondo me prima o poi te ne vai. Cioè non lo so, se ti allontani. Resterai un periodo, una settimana, 10 giorni, 15 giorni, un mese, un anno, però te ne vai. Questo per me l'impegno è preso con il Signore e nessuno ti controlla, nessuno ti dice tu devi fare questo, tu devi fare quello. Certo. Ed è importante questo, cioè avere questo contatto esclusivo fra persona e Signore. Personale, come lo potremmo chiamare a lei, che l'ha chiamata per nome, era personale. La cosa bella sai quella che lo dici tu, che è vero. E poi questo tempo che tu hai deciso, ognuno di noi decide di dedicare al Signore, cosa? Un miracolo. Perché quel tempo che tu dedichi al Signore fa sì
che tutto il resto del tempo della giornata, nel lavoro, nelle fatiche, è sempre tempo dedicato al Signore. Cioè da quel nocciolo, da quel seme che tu dedichi, che è la presenza davanti al Signore con la sua parola e meditare, poi ti fa sì che tutta la giornata diventa un tempo dedicato al Signore. Ora ti va buono, io continuo nel mio cuore la preghiera, alle sue risonate, e io continuo a migliorare, a vivere, ma anche il lavoro diventa opus dei, cioè operativo, perché io mi sono, come dire, ho fatto sì che il Signore prendesse dimora verso di me, verso la sua parola, verso il suo cuore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. La perseveranza è la cosa che più ci manca, diciamo, io per me pure. La perseveranza è una cosa difficile per l'uomo realizzare, essere perseverante, fare sempre le cose come vuole il Signore, anche se a volte sembrano metodiche. Acquistiamo pazienza. Ciò stai parlando con Baggiamo, lui c'è, speriamo di no. Dicevo, io ringrazio il Signore per la sua testimonianza. Perché? Perché lei è testimone di perseveranza. Può cascare il mondo, lui la mattina è qui e se ne va la sera, e il suo ministero lo fa con amore e con dedizione. Ed è per sé, cioè, oggi mi stufo, mi resta a casa, oggi c'è caldo, mi resta a casa, oggi chiodo, mi resta, no, è sempre la perseveranza. Ed è un bel esempio da cui attingere, perché la perseveranza non è facile, è una delle cose più insidiose che ci assegnano. Condividete le necessità dei santi, siate premurosi nell'ospitalità, benedite coloro che vi perseguitano, benedite non maledite. Scusa, dimenticavo questa tornatura veloce. Condividete le necessità dei santi, siate premurosi nell'ospitalità. Ricordiamoci ciò che ha fatto Maria Maddalena. È stata guarita, ci dice il capitolo 8 di San Luca, da 7 demoni. Gli esegeti biblici dicono non è detto che sia realmente la liberazione di una possessione demoniaca. Possibilmente è stata liberata da una grande malattia, da una grave malattia morale, fisica, non lo sappiamo, che non c'è descritto. Però cosa è successo? Poi la gratitudine di Maria Maddalena si è messa a seguire Gesù e i suoi apostoli e si è messa al loro servizio. E li ha serviti fino all'ultimo, e anche quando gli altri, per paura, si sono dileguati, Maria Maddalena, assieme a Maria, la mamma di Gesù, era sotto la croce con Giovanni. Quindi vedete, questo essere premurosi nell'ospitalità, cioè essere servizievole, poi Maria Maddalena questo l'ha vissuto pienamente. Benedite coloro, sì, perché vi perseguono spesso. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Vedete un po', umanamente impossibile dire bene, parlare bene e chiedere la grazia per queste persone che ci fanno del male, non è facile. Perseguitare, qua parlo un termine forte, che ti perseguitano, cioè quelli che ti attaccano di continuo, che ti stanno alle calcagna, che ti insinuano con le critiche, con i giudizi, che ti sparano, e devi benedirli, cioè, Signore, non maledirli. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. La compassione. Compatire con, no? Avere empatia, cioè entrare nel rapporto con gli altri. Se gli altri piangono, piangi con loro. Gli altri gioiscono, gioisci con loro. Non provare invidia se gli altri hanno più successo di te o hanno più gioia di te. Così come quando vedi gli altri soffrire, tu non fregartene, cioè entra in contatto con loro. A volte anche una sola presenza, parlare, una sola presenza può essere un conforto per una persona. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non nutrite desideri di grandezza, volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Non stimatevi sapienti da voi stessi. Lasciamo questo giudizio, lasciamolo al Signore. La sapienza va chiesta nella preghiera, come dice Salomone. Gesù, mio Signore, donami la sapienza, perché la sapienza è fondamentale per saper vivere bene il Vangelo. Ma non deve stimarti tu sapiente, che sia il Signore a stimarti tale e soprattutto a farti dono della sua sapienza. Non prendete a nessuno male per male. Vedete come batte su questo tema? Male per male non si sente. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Davanti a tutti, anche quelli che si comportano male. E non è facile umanamente, ci bisogna la grazia di Dio.
se è possibile, per quanto dipenda da voi, vivete in pace con tutti. Ricordate quell'incontro con quei giovani in modo particolare, che ho fatto con Luigi Mazzocchio, il perdono, eccetera, come si fa la riconciliazione, è possibile o non è possibile. Don Luigi Mazzocchio anche cosa ha detto? Che è il Vangelo, insomma, la parola di Dio. Bisogna, se la persona viene pentita, eccetera, bisogna riconciliarsi. Ma in ogni caso, poi abbiamo aggiunto, per quando sta in noi, viviamo in pace con tutti. A volte ci sono delle persone, delle situazioni tali che non ti consentono di riconciliarti, ma non è colpa tua. Allora, per quando stai in te, vivi in pace con tutti. Se dall'altra parte c'è una campana con suona, come lo dico, no, io non gli farò del male, ma non posso farcela. Aspetterò che il Signore, che pregherò per quella persona, per quella situazione che si è creata, e aspetto che il Signore intervenga e mi dia la gioia della riconciliazione. Fatevi giustizia da voi stessi. Carissimi, ma lasciate fare all'ira divina. Sta scritto infatti, spetta a me fare giustizia. Io darò a ciascuno il suo, dice il Signore. Ricordiamoci che la giustizia è l'altra faccia della stessa medaglia che è la misericordia. C'è da un lato c'è la misericordia e la giustizia. Noi non siamo giudici, non possiamo essere, perché non possiamo giudicare. Che non sappiamo guardare al cuore dell'uomo, noi guardiamo ciò che è fuori dell'uomo, l'esterno, la scorza, ma non conosciamo il cuore. Il giudizio lasciamo al Signore. Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere. Facendo questo, infatti, accumulerai carboni ardenti sopra il tuo capo. Il suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vingi il male con il bene. Cioè dire, io ricambio il male con il bene, mi vendico in questo modo, in poche parole. E vedete che il bene piano piano fiacca le persone. Dici, ma chi sto? Accumulo carbone ardente, rode uno dentro, ma come fa? Come fa? Cioè. Ma piano piano anche, ci può essere anche poi la riflessione. Se io mi comporto male, lui mi sembra, perché? Come mai ha questi sentimenti verso me che io mi comporto male con lui? E forse piano piano il Signore può entrare e lavorare nella responsabilità. Ecco, aspetta. No, dipende poi dei santi, eh? Sì, sì. 1860, non so se avete guardato la lettura, che è questa, la seconda, oppure l'alternativa, no qua. Trasformatevi, rinnovando la vostra mente. Per discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Rinnovatevi nello spirito della vostra mente, rivestite l'uomo nuovo. Per discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. A questo punto si ritorna a Santa Maria Maddalena. Sì, tra l'altro c'è quasi tutto proprio, diciamo, tutto questo qua. Abbiamo la seconda lettura che è propria. Chi la vuole leggere, ragazzi? Oh, Maria Pia, che mai va a leggere. Secondo. Ufficiale. Dalle omelie sui Vangeli di San Gregorio Magno Papa. Ardeva del desiderio di Cristo. Maria Maddalena, venuta al sepolcro e non trovando il corpo del Signore, pensò che fosse stato portato via. E riferì la cosa ai discepoli. Essi vennero a vedere e si persuasero che le cose stavano proprio come la donna aveva detto. Di loro si afferma subito. I discepoli intanto se ne tornarono di nuovo a casa. Poi si soggiunge. Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro. E piangeva. In questo fatto dobbiamo considerare quanta forza d'amore aveva invaso l'anima di questa donna, che non si staccava dal sepolcro del Signore anche dopo che i discepoli se ne erano allontanati. Cercava colui che non aveva trovato, piangeva in questa ricerca. E accesa di vivo amore per lui, ardeva di desiderio, pensando che fosse stato trafugato.
Accadde perciò che poté vederlo essa sola che era rimasta per cercarlo. Perché la forza dell'opera buona sta nella perseveranza, come afferma la voce stessa della verità. Chi persevererà sino alla fine sarà salvato. Cercò dunque una prima volta, ma non trovò. Perseverò nel cercare e le fu dato di trovare. Avvenne così che i desideri col protrarsi crescessero e crescendo raggiunsero l'oggetto delle ricerche. I santi desideri crescono col protrarsi, se invece nell'attesa si affievoliscono è segno che non erano veri desideri. Approvato questo ardente amore, chiunque è riuscito a raggiungere la verità. Così Davide che dice: l'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio? E la Chiesa dice ancora nel Cantico dei Cantici: io sono ferita d'amore. E di nuovo dice: l'anima mia è venuta meno. Donna, perché piangi? Chi cerchi? Le viene chiesta la causa del dolore, perché il desiderio cresca e chiamando per nome colui che cerca, si infiammi di più nell'amore di lui. Gesù le disse: Maria. Dopo che l'ha chiamata con l'appellativo generico del sesso senza essere riconosciuto, la chiama per nome come se volesse dire: riconosci colui dal quale sei riconosciuta. Io ti conosco non come si conosce una persona qualunque, ma in modo del tutto speciale. Maria, dunque, chiamata per nome, riconosce il Creatore e subito grida: Rabbuni, cioè Maestro, era Lui che ella cercava all'esterno ed era ancora Lui che la guidava interiormente nella ricerca. Responsorio. Tornando dal sepolcro, Maria Maddalena annunziò ai discepoli: ho visto il Signore. Beata colei che portò il primo annunzio della vita risorta. Piangendo, l'amato vide colui che cercava, lo vide e l'annunziò ai fratelli. Beata colei che portò il primo annunzio della vita risorta. Signore, facciamo le lodi, l'inno da comune delle bande. E poi tutto proprio dal giorno 22.